una bellissima giornata per la FIOM, per la CGIL e per le lavoratrici e i lavoratori italiani. Si sono svolti in questi giorni, proprio ora, in questi ultimi giorni, il voto per le rielezioni dell'RSU nel pubblico impiego e nei settori della conoscenza. La CGIL è il primo sindacato e soprattutto sono andati a votare moltissime lavoratrici e lavoratori, molto più ancora della volta precedente, perché c'è bisogno di democrazia. Do la parola a Vincenzo Scudiere, segretario nazionale della CGIL. Compagni e compagni, lavoratrici e lavoratori della FIOM, lavoratori metalmeccanici, oggi è una bella giornata perché non solo abbiamo riempito questa piazza e lo sciopero è riuscito, è una bella giornata perché abbiamo vinto nelle elezioni per le RSU del pubblico impiego e questo è motivo di grande soddisfazione. Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego che hanno dimostrato che hanno coraggio e non sono caduti nella trappola del governo precedente che aveva deciso di isolare la CGIL, aveva deciso di togliere il diritto ai contratti e il diritto alla contrattazione. Questo è un buon segnale per tutti e dovrebbe ripensarci anche il dottor Marchionne, che invece continua su quella strada e non capisce che bisogna cambiare questa impostazione autoritaria. Oggi siamo qui perché noi pensiamo che da questa crisi bisogna uscirne salvando i lavoratori e il lavoro, salvando il lavoro di qualità. Bisogna uscirne conquistando un buon accordo che riformi gli ammortizzatori sociali, perché in futuro abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali migliori di questi. Noi chiediamo a questo governo, che incontreremo lunedì, di dirci esplicitamente se vuol fare l'accordo e ha trovato le risorse per una riforma che ha bisogno di risorse oppure vuole ancora perdere tempo. Noi pensiamo che questo accordo va fatto perché vogliamo avere a disposizione un sistema di ammortizzatori sociali, un sistema che garantisca il lavoro per i prossimi anni. Non possiamo prevedere, come al momento aveva detto il Ministro del Lavoro, che questo tipo di riforma si poteva fare a costo zero. C'è bisogno di più risorse per fare le riforme ed è ora di fare quello che la CGIL dice da tempo. Bisogna prendere le risorse da chi ce l'ha, da quelli che non pagano le tasse, da quelli che hanno i grandi patrimoni, da quelli che hanno le grandi ricchezze. È lì che bisogna intervenire per dare un futuro a questo paese, un futuro di lavoro, un futuro di qualità delle produzioni, un futuro di economia sostenibile in cui anche l'ambiente sia rispettato. E questo è il segnale che intendiamo dare oggi. È un segnale che serve a dire che in questo paese i lavoratori non ci stanno a pagare il prezzo della crisi. Non siamo quelli che continuano ad essere supini, noi siamo quelli che stanno reagendo e resistendo da anni e abbiamo dalla nostra parte i lavoratori e le lavoratrici e i pensionati. E pensiamo che chi continua ancora a ritenere nell'articolo 18 un freno e chi vuole portare il paese indietro e chi pensa a un'economia povera e chi pensa a un'Italia fanalino di coda dei paesi industrializzati. E' per questo che il governo diciamo che oltre agli ammortizzatori sociali bisogna presto affrontare i temi del lavoro e della crescita. Non c'è crescita se non
situazione. Non si può pensare che il sistema industriale a partecipazione pubblica sia in mano a delle persone che pensano di vendere i beni di questo sistema piuttosto che pensare a come rilanciare le produzioni. Non si può pensare che si fa politica industriale rincorrendo di volta in volta coloro che vogliono speculare sulla crisi industriale. Noi pensiamo che ora che il governo apra un tavolo sulle prospettive, che un governo faccia delle scelte e cominci a chiedere conto a Marchionne, cominci a chiedere conto a colui che continua a contare le palle da troppo tempo, a colui che sta portando la Fiat fuori dall'Italia, a colui che nega i diritti, a colui che lascia fuori dalle fabbriche i lavoratori che non sono d'accordo, a colui che non assume a Pomigliano i nostri iscritti, a colui che decide di lasciar fuori, nonostante la sentenza dei tribunali, i lavoratori dimessi, a colui che toglie l'unità dalle bacheche alla Magneti Marelli. Ma cosa crede che siamo a due secoli fa? Non se ne accorge che il tempo è cambiato. Sarà bisogno di maggiore coesione e non delle scelte autoritarie che fa lui. E l'Italia in questo mondo ne esce se è in grado appunto di guardare ai temi del lavoro, e il lavoro è rispettato. Se il lavoro non sarà rispettato, non saranno solo i lavoratori a pagarne un prezzo, ma l'intero paese. È per questo che anche i contratti di lavoro devono avere un peso e la loro dignità. È per questo che fa bene la Fiom a dire che bisogna riconquistare il contratto collettivo nazionale di lavoro. È per questo che è importante che si facciano tutti gli sforzi in questa direzione. Compagni e compagni, siamo in questa piazza per dire anche che la CGIL non ci sta. Noi non ci stiamo a un sistema che continua a introdurre tanti tagli che danneggiano solo i lavoratori e i pensionati. Noi non ci stiamo a un sistema che fa pagare la crisi solo alla povera gente. È questo che vogliamo dire al governo. Bisogna invertire questa tendenza. Abbiamo visto la differenza fra quel governo che c'era prima e quello che c'è oggi. Siamo passati dallo stato dei sensi del Presidente del Consiglio di prima al senso dello stato dell'attuale Presidente del Consiglio. E i lavoratori, le lavoratrici hanno il senso dello Stato. Le lavoratori e le lavoratrici hanno il senso dello Stato e rispettano le regole di questo Stato, a partire dalla Costituzione, a partire dal rispetto della legge 300, della legge che stabilisce i diritti dei lavoratori. È per questo che oggi il nostro messaggio vuole essere un messaggio chiaro, un messaggio che va in direzione di ritrovare le soluzioni per il lavoro, è un messaggio che va nella direzione di guardare al futuro e alla crescita del nostro paese, che ha bisogno di lavoro, ha bisogno di qualità, ha bisogno di produzione, ha bisogno di servizi efficienti e di infrastrutture. È un paese che, se resta così, passa in secondo piano. Compagni e compagne, questa manifestazione è importante perché oggi si segna, assieme al risultato dell'RSU del pubblico impiego, un importante risultato. I lavoratori e le lavoratrici stanno dicendo al paese, stanno dicendo al governo, stanno dicendo a Marchionne che non ci stanno e devono cambiare. Se cambiano è bene, se non cambiano noi andremo avanti con la lotta, e sarà una lotta sempre più seria, una lotta sempre più qualificata, una lotta che non ci vedrà fermare dopo poche ore di sciopero. Sarà una lotta di lunga durata,
perché è con la lunga durata che noi riusciamo a cambiare una situazione drammatica. Viva la CGIL, viva la FIOM!